Nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro dal 2016 sono aumentate del 10%. Un bollettino di guerra, 685 morti tra gennaio e agosto, più di due al giorno. I numeri degli incidenti sul lavoro sono quelli di una strage, da nord a sud. Gli ultimi due venerdì scorso nel Pisano e a Scandicci. Le vittime due uomini di 57 e 51 anni. Non possiamo accettare passivamente le tragedie. La sicurezza deve restare una priorità sociale, scrive oggi il presidente Mattarella, in occasione della giornata dedicata proprio alle stragi sui luoghi del lavoro. Numeri difficili da accettare in un paese civile. Negli ultimi 10 anni le vittime sono state 17.000, negli ultimi 3 anni sono addirittura aumentate del 10%. A indossare la maglia nera sono la Lombardia e in generale il Nord-Ovest con 174 vittime, seguito dal Nord-Est 159 morti, al centro 141 vittime, al sud 151, sulle isole 60. In tutto gli uomini sono 627, le donne 58. Ridurre questi numeri è un obiettivo urgente, si è ribadito oggi a Palermo. Serve un sistema di sanzioni come la patente a punti. Il governo si è impegnato ad aumentare i controlli, ma per ora gli ispettori si sono dimezzati rispetto a un decennio fa.